adesso passiamo, tanto c'è poco da aggiungere, e chiedo un po' ai ragazzi adesso la parola a loro, ai colleghi, ai docenti, di fare qualche domanda. Credo che sia stata una testimonianza forte, sia l'aspetto didattico, come ho fatto prima con il dottor Bianco, e poi soprattutto la testimonianza con la dottoressa Romiti. Chi è che vuole fare delle domande? So che qualcuno deve preparare, insomma, cominciamo. Adesso allora, comincia, scusa il nome, poi Giorgia. Nome e poi aspetto. Ho una domanda per la signora. Volevo sapere appunto quando e perché lei ha deciso di venire qui a parlare. Dicevo che io conosco e stimo come giornalista e scrittore da tanti anni, mi ha parlato di questo libro che avrete scritto, visto da un'ottica di chi ha vissuto, no, di chi ha vissuto questi anni. Secondo me sembrava una cosa, un progetto straordinario, perché di solito si racconta invece i fatti, no? Si racconta eccetera. Quindi il momento è stato quello, nella disponibilità della partecipazione. E il perché è perché non perché non ci si rende conto che in quegli anni era in atto una vera e propria guerra, era in atto. Cioè, è qualcosa che a raccontare adesso sembra quasi anacronistica, sembra strana, no? Però si usciva per strada sapendo che verosimilmente qualcuno ci avrebbe picchiati o avremmo picchiato qualcuno, insomma. E questo uno dei fatti. Un altro è perché, avendo un bimbo di 9 anni, mi rendo conto che la memoria è importante e che se qualcuno non la trasmette in qualche modo non c'è possibilità, insomma, di trasmetterla, no? Ed è più facile così verbalmente. E non per ultimo, per onorare la memoria di mio padre, che è una cosa che farò sempre, perché poi è stata la cosa che mi ha accompagnato sempre nella vita, in tutte le mie scelte. Questo. Io avrei una domanda per la signora. Volevo sapere come il suo pensiero politico, la sua posizione politica era cambiata nel corso degli anni e anche all'epoca. Questo si sente forte. Sì. Paura. Che
voi mi state creando. Ecco, così mi state creando un'agitazione vera. È cambiato assolutamente, nel senso che io ho fatto un piccolo inciso, no? Che è stato quello che un ragazzo, che peraltro era un ragazzetto, il fidanzatino di turno, no? Quello che mi piaceva al liceo, e quindi quando mi chiese se succedesse qualcosa nella tua famiglia proprio per questa adesione, non era una vera e propria adesione, era un primo avvicinamento all'ideologia politica, tu cosa faresti? E già lì provai forte imbarazzo. Ovviamente gli ideali rimangono, cioè il mio ideale è l'ideale della democrazia, quello di allora, insomma, no? Sicuramente un ideale simile ad allora, con il totale assoluto rifiuto per la violenza, per l'uso della violenza. Quegli anni invece la violenza era l'unico, era visto, come abbiamo sentito nel filmato, come l'unico mezzo per poter cambiare una realtà sociale che in altri modi non poteva essere cambiata. Quindi l'assoluto e totale discostamento, rifiuto dalla violenza, totale. Questa è la mia posizione ancora di oggi, insomma. La violenza genera, è vero, non è un luogo comune, la violenza non porta niente, genera violenza e non porta assolutamente a niente. Grazie. Domanda al giornalista se ha qualche episodio in particolare, magari di qualche figlio delle vittime che ha intervistato, che ci può raccontare? Gli episodi sono tanti, perché io per il lavoro che faccio seguo le vicende del terrorismo da parecchi anni, da quasi 30 anni che ho cominciato a fare questo lavoro, ho quasi sempre seguito anche tra le altre cose le vicende del terrorismo, e quindi mi è capitato di incontrare e di sentire racconti e poi a mia volta raccontare anche vicende legate a, insomma, di figlie di persone colpite. E sceglierne uno adesso, stamattina intanto ne abbiamo sentito uno, ma me ne viene in mente uno, ma solo per la sua assurdità, e che poi è uno di quelli che hanno a che fare di più, secondo me, con la storia d'Italia dal punto di vista generale, no? 40 anni fa, nel 1974, c'è stata la strage di Brescia. Strage di Brescia che era fu colpito una manifestazione sindacale organizzata dai sindacati, una manifestazione antifascista per protestare contro gli attentati che c'erano stati anche a Brescia ripetuti. I sindacati organizzarono questo raduno di tutti i partiti, dalla DC fino al Partito Comunista e poi altre organizzazioni. Ci fu la strage, ci fu una bomba durante, è l'unica bomba registrata in diretta, se voi andate su internet la trovate, perché c'è quello che parla al comizio e poi a un certo punto sente un botto, siccome c'era la registrazione, sente un botto tremendo, passano alcuni secondi, poi comincia a chiedere la bomba e poi dal palco si danno istruzioni, state fermi, accentratevi nella piazza, non frenate, non calpestate, insomma è una scena che potete sentire che è tremenda. Quella vicenda, come altri processi per strage,
è stata a lungo depistata, cioè da subito sono cominciate le manovre, prima per attribuirla agli anarchici, all'estrema sinistra, poi per far sparire le prove. Due ore dopo con gli idranti hanno pulito tutta la piazza, per cui se anche era rimasto qualche reperto che poteva essere utile alle indagini è stato spazzato via. Poi sono state trovate piste che si sono rivelate false, ma soprattutto i servizi segreti dell'epoca, che avevano degli indizi molto precisi, perché c'era un infiltrato in un'organizzazione neofascista che ha avuto a che fare con quella bomba e che aveva rivelato delle cose, se ne erano tranquillamente tenute nei cassetti, e i rapporti che questo infiltrato faceva sono stati scoperti per caso nel 1996, cioè 22 anni dopo, da un altro magistrato che indagava sulla strage di Piazza Fontana. Tutto questo ha fatto sì che oggi, nel 2014, cioè 40 anni dopo, ancora stiamo aspettando un nuovo processo contro i presunti responsabili della strage di Brescia, che nel frattempo hanno compiuto uno, in particolare ha compiuto 80 anni. La storia della vittima qual è? È che in quella strage sono morte 8 persone. La sera prima della strage, alcune di queste persone che si conoscevano si sono riunite a casa di uno di loro, un amico, un sindacalista della scuola, per discutere, questo era tornato da Roma, ha fatto una riunione, dovevano discutere e anche decidere come partecipare l'indomani alla manifestazione. C'era il padrone di casa, c'erano due amici, marito e moglie, e altri due amici, marito e moglie, più un bambino che era figlio di una delle due coppie, diciamo. E poi il padrone di casa c'aveva un bambino sempre di un anno, come quegli altri due, che dormiva nell'altra stanza. Il giorno dopo c'è stata la manifestazione, c'è stata la bomba. Il padrone di casa che ha ospitato quella riunione è rimasto ferito. Marito e moglie, genitori del bambino, sono morti. La moglie dell'altra coppia è morta. Oggi il bambino che dormiva nell'altra stanza è diventato avvocato e difende, come parte civile, il bambino rimasto orfano dei due genitori nel processo che ancora si sta svolgendo. Un mese fa c'è stata l'udienza in Corte di Cassazione, dove è stato dichiarato nulla la precedente sentenza e quindi si organizzerà il nuovo processo, e c'erano in aula il bambino che fa l'avvocato, che oggi ha 41 anni che fa l'avvocato, e vicino a lui il suo amichetto d'infanzia, che poi questo bambino è cresciuto con gli zii e si sono conosciuti a un anno, ancora diciamo si conoscevano di vista, ma poi sono diventati amici nel corso degli anni. Ed è particolarmente significativo questo, secondo me, questa storia di queste due vittime, una col padre ferito, l'altra col padre ucciso, padre e madre, e che però ancora oggi sono tutti e due rischiati in questa storia, uno perché aspetta di sapere chi ha ammazzato i propri genitori, e l'altro perché cerca di dargli giustizia col suo ruolo di avvocato, e cerca anche lui, con la toga sulle spalle però, non con la legge, non o con la violenza o con depistaggio, cerca di contrastare il muro che si è alzato a protezione degli autori della bomba, per cercare di capire che cosa è successo. È significativo con la storia d'Italia, perché questo è un paese appunto dove dopo 40 anni non credo che ci siano esempi simili al mondo, che dopo 40 anni c'è un processo in corso, ed è il più lungo processo della storia d'Italia, sicuramente della storia giudiziaria d'Italia, per sapere chi e perché ha messo una bomba che ha ucciso 8 persone. Grazie. C'è qualcun altro che deve intervenire? Si sente così. Mi sente così. Io voglio sapere una cosa, ma in confronto a 40 anni fa, cioè in virtù delle rivoluzioni, se si possono rivoluzioni, le opposizioni studentesche che ci sono state negli ultimi anni, qual è, diciamo, la differenza, la relazione che c'è, se c'è?
sorta di parallelo tra quello che succedeva allora e quello che succede oggi. Ma io credo che siano due situazioni molto diverse, dovute alla diversità del clima complessivo, della situazione in cui vive il nostro paese. Perché 40 anni fa, come vi dicevo, c'erano cose belle e cose brutte. Noi stamattina abbiamo particolarmente puntato l'attenzione sulle cose brutte, che però sono derivate da cose belle, nel senso che c'era un clima di partecipazione e di voglia di partecipare alla vita politica che era molto più variegata e frastagliata di oggi, particolarmente sentito da parte dei giovani. Quando prima Caterina diceva si arrivava a scuola e bisognava schierarsi per non rimanere tagliati fuori dai gruppi, diciamo, autori di destra e di sinistra, dice una cosa vera che è anche un po' assurda, perché non è che uno si deve schierare per forza, no? Però quella cosa vera e assurda è figlia di un'altra cosa vera, e cioè che nelle scuole si parlava moltissimo di politica e si partecipava. Nel 74 sono stati introdotti i cosiddetti decreti delegati che istituirono i consigli di classe, i consigli di istituto, con la partecipazione degli studenti eletti attraverso libere elezioni, e naturalmente si formarono subito le liste caratterizzate ciascuna politicamente. Era una novità, ed è stata una novità introdotta un po' dalle conquiste delle manifestazioni studentesche degli anni precedenti, che poi ha portato a quello che probabilmente voi vivete ancora oggi, però in una dimensione molto diversa. Perché? Perché il clima politico italiano è molto cambiato. Nel 1989 c'è stata una sorta di capovolgimento mondiale della situazione politica, perché la caduta del muro di Berlino e la fine dei regimi comunisti ha provocato la fine della divisione del mondo in due blocchi, che sono anche un po' all'origine della contrapposizione politica che c'era prima. E poi in particolare in Italia, negli anni successivi, c'è stata una cosiddetta rivoluzione giudiziaria, chiamiamola così, cioè qualcuno la chiama così, praticamente gli scandali che sono venuti alla luce attraverso le inchieste della magistratura hanno di fatto azzerato tutti i partiti che c'erano prima, dando vita a quello che oggi è sotto gli occhi vostri, ma che deriva da 20 anni, cioè prima un partito politico che ha governato da subito, nel 1994, subito dopo essere stato fondato da quello che poi è stato il Presidente del Consiglio Berlusconi per tanti anni, che però non aveva una caratterizzazione ideologica che derivava dalla storia. I partiti di prima sono tutti partiti che avevano una storia di 100 anni, 150 anni, derivavano dalle ideologie. Oggi ci sono partiti che sono nati sull'onda di quella trasformazione dovuta alla fine dei vecchi partiti, dove le connotazioni ideologiche sono molto più ridotte e molto più vacue rispetto a quelle che c'erano prima. Questo adesso poi si potrebbe discutere a lungo, però ecco, secondo me questo fa sì che la deideologizzazione, accompagnata da quello che è successo poi anche a causa del terrorismo a partire dagli anni 80, cioè una sorta di disimpegno, perché il terrorismo aveva creato un clima plumbeo, si chiamano anni di piombo perché c'era il piombo delle pistole, perché così si è chiamato un film, però il piombo dà anche l'idea appunto del clima plumbeo, della cappa che pesava su tutti noi in quel periodo. Dopo le grandi stagioni di partecipazione, il fatto che ci fossero tanti morti ammazzati, con tutte le storie come quelle di Caterina che si portavano dietro, ha fatto sì che ci fosse un po' di disimpegno, e questo poi, accumulato alla fine dei partiti, alla fine delle ideologie, secondo me ha portato a un disimpegno collettivo e a una minore attenzione della collettività rispetto ai cambiamenti sociali. Probabilmente ci si è interessati più del proprio destino personale che non dei destini della comunità alla quale si apparteneva, ha fatto sì che ci fossero meno partecipazione e meno evidentemente rivendicazioni. Oggi, questo poi lo sapete voi meglio di me, che tipo di rivendicazioni ci sono e che tipo di rivolte, chiamiamola questa rivolta, questa parola, diciamo
che tipo di proteste e rivendicazioni ci sono da parte degli studenti. Quello che temo, e qui finisco perché è un'analisi che è anche un po' complicata da fare, quello che temo è che le vostre rivendicazioni e le possibilità che ci sono di rivendicare anche con manifestazioni sacrosante che si fanno scendendo in piazza e rivendicando diritti possono essere strumentalizzate da chi, anche attraverso l'uso della violenza, come è capitato nei mesi scorsi e negli ultimi anni, ha fatto sì che, ma perché poi noi adesso stamattina abbiamo parlato della violenza, quella con le pistole, però adesso non c'è più niente di tutto quello, per fortuna, però basta bruciare un cassonetto per diciamo così azzerare quello che c'è dietro una manifestazione, far parlare di quella manifestazione solo in virtù del cassonetto bruciato o della contrapposizione contro le guardie e contro chi dirige l'ordine pubblico, no? Ecco, il timore credo che si possa essere strumentalizzati nelle proprie rivendicazioni da chi ne approfitta per ottenere altri obiettivi e far degenerare quelle manifestazioni in episodi di violenza anche contenuta, anche insignificante rispetto alla complessità della situazione, che però è sufficiente a non far parlare dei problemi ma a far parlare soltanto del cassonetto bruciato o della contrapposizione con la polizia. Diciamo, penso che insomma sia stata esauriente, più o meno eravamo sulle due ore da radio, penso di aver concluso. Chiedevo solo a qualche collega se voleva intervenire, fare delle domande, oppure posso chiudere. Ecco, volevo dire che così, giusto due parole, la stessa forse intensità emotiva riguarda gli incontri, qui ne facciamo tanti, ogni volta progetti vari, insomma, oggi sicuramente il tasso emotivo è stato veramente alto, non solo sul piano, va bene, della storia, che è stata la storia quella con la S maiuscola, quella che viene riportata nei libri, ma anche per la storia quella invece quella detta senza, non dal punto di vista creativo, ma la storia minuscola di ognuno di noi, che è stata rappresentata dalla dottoressa Romiti, la storia della sua famiglia, il dramma, le tragedie che i libri di storia non riportano. Per cui chiedo che oggi sia stata, da questo punto di vista, siamo stati tutti privilegiati. Voglio solo ricordare che la stessa situazione un pochino l'abbiamo vissuta qui nel 2009, voi forse non eravate ancora a scuola da noi, o forse facevate il primo, nel 2009 dicembre, o 2010, adesso non ricordo, ma nel 2009 era, e quando è venuto Umberto Ambrosoni, quella nostra scuola è intitolata Giorgio Ambrosoni, e anche lui, così per un curioso scherzo del destino, è inserito proprio nel capitolo in cui si parla di Caterina Romiti e del papà, insomma, e quindi si parla a un certo punto dell'uccisione, dell'assassino di Giorgio Ambrosoli, al quale è stata intitolata la nostra scuola. Ebbene, qua nel 2009 Umberto, il figlio, a parlare appunto del padre, della sua esperienza, di quello che capitò a loro, alla loro famiglia, lì si trattava del contesto della legalità, morì per mano della mafia, ma anche lui è un figlio di una vittima, non del terrorismo, ma comunque di quegli anni abbastanza oscuri, gli anni 70, lui era un po' al tramonto, erano gli anni 70, poi lui morì nel 70, lui morì nel 79, l'11 luglio del 79, in estate. Insomma, ecco, questa coincidenza, proprio per, spero che serva a tutti noi, io ringrazio appunto chi ha organizzato l'LSE, ringrazio soprattutto Caterina Romiti per essere intervenuta e per aver diventato in casa. Mostrando veramente anche una forte statura morale, e il nostro dottor Bianconi, ringrazio poi i colleghi e i ragazzi che sono stati molto attenti, ho visti particolarmente partecipi e attenti, quindi grazie a tutti e speriamo di riparlare di cose come queste, nel senso per approfondirle, per crescere tutti insieme, per maturare insieme. Va bene?